Vlogmas, come vi avevo accennato, inizio un po' in anticipo per cercare di riuscire di pubblicare proprio tutti i giorni, quindi oggi non aprirò il calendario dell'avvento perché appunto per me non è ancora il primo dicembre, quindi lo apriremo nei prossimi video, tra due o tre video. E niente, sono andata da Eurospin stamattina, ragazze, c'erano un sacco di cosine natalizie, probabilmente le avevano caricate solo ieri perché c'era di tutto e anche tanto, ed è stato difficile, specie perché sono andata con Alessandra, a non prendere qualcosina. Quindi adesso vi faccio vedere la spesa, vi faccio vedere tutto, e super super carine queste cosine, e spesina un po' generale perché mi mancava di tutto, dalle uova allo zucchero, yogurt, cose per la colazione, quindi adesso vi faccio vedere. Bustona dove abbiamo pane, questo qua americano, ho preso quello fresco perché poi tutte le volte è troppo, e già ieri abbiamo fatto il pan grattato con quell'altro che c'era avanzato, quindi per ora ho preso questo qua americano a fette, anche perché se non ne mangiamo troppo è meglio di pane. Un pacco di pasta corta, ho preso questi qua, le mezze maniche a righe, poi quando vado alla Coop prendo quella della Barilla perché sapete che a me piace di più quella Barilla. Però ne ho preso un pacchetto perché ero proprio un po' senza. Tonno all'olio d'oliva, mi è venuta un po' voglia di un tonno e mozzarella, e quindi ho detto vabbè, prendiamolo così lo abbiamo. 30 bastoncini di merluzzo, così ne abbiamo un po' perché essendo in 4 quando li faccio vanno via che è una meraviglia, e la confezione da 15 non basta. Un pan brioche, ne ho preso uno solo, in realtà l'idea era di non esagerare, di non caricarmi troppo, di non spendere troppo, ma non ci sono riuscita, come vedrete a breve, non ci sono riuscita. 10 uova, anche queste avevo finito proprio le cose basic, anche il sale grosso, proprio le cose, quindi prendi questo, quello, quell'altro, fa subito un cifrone. Novellini, questi qua penso siano al miele, che fanno insomma piacere adesso che fa un po' più freddino con il latte caldo. Farina di cocco per, non so se devo fare una torta, dei biscotti, qualcosa con un sapore un po' al cocco, l'ho preso. Il detersivo per i pavimenti che ho quasi terminato, pulito e protezione disinfettante. Io, ragazzi, avevo visto quello al muschio bianco, vi dico la verità, volevo prenderlo, poi ho detto no, a me con i cani mi serve qualcosa che proprio mi ammazza i germi, e quindi non mi sento proprio tranquilla a prendere, cioè se prendo quelli profumati e le varie essenze devo comunque fare due passate, prima questo e poi quello profumato. Passata di pomodoro classica, me la tolgo da qua perché vi dà fastidio magari. Due panetti di burro semplicissimi, ne ho presi due perché volevo fare i biscotti poi di Natale. Cacao stile Nesquik della Dolciando, che mi piace di più di quello Lidl perché è più polveroso. Quello della Lidl è più spessino, più in grani spessi, e non si scioglie molto bene. Poi abbiamo appunto il pacco di mozzarella, questo qua scade, ho preso il pacco sotto perché quelli sopra scadevano tipo domani, mi ho preso questo il 10 dicembre. Ce ne sono 4 all'interno, una confezione di prosciutto cotto di alta qualità, le cosine ve le faccio vedere dopo, natalizie, simili gocciole,
che Fede mi ha chiesto, appunto perché era un po' che non li prendevo. Due confezioni di pasta ripiena alla zucca, tortellini, stavo dicendo, invece sono tortelli, proprio tipo i ravioli, che piacciono un po' a tutti. Un pacchino di insalata riccia, i pomodorini datterini, piccolini, ce n'è un bel po', mezzo chilo. Tra l'altro costano anche poco all'Eurospin. Poi ho preso della trita per ragù e sempre del reparto carne ho preso anche hamburger, questi qua, l'erba cipollina, che ci erano piaciuti tanto, avevamo fatto i panini, hamburger di suino, cordon bleu, succo, ananas e cocco. Il parmigiano reggiano grattugiato, ho voluto provare questo qua nella confezione salva freschezza, magari la riutilizzo per svuotarci le altre buste che acquisterò. Poi ci sono alcuni yogurt, questi qua che piacciono un sacco anche ai bambini, ho preso questo per Ale, questo qua da bimba proprio, con le caramelline. Questo qui mandorle e pistacchio, questo qua bianco con anelli di cereali al cioccolato, e yogurt vaniglia con palline di cioccolato fondente. Dei pezzetti di pizza, perché oggi sono un po' di fretta, devo fare diverse cose e così anche Riccardo e Fede quando tornano a casa hanno un pezzo di pizza. Pacco di zucchero, che appunto avevo terminato. Pacco di sale grosso. Questi qua che vi straconsiglio sono tipo dei bastoncini come quelli di pesce ma con dentro delle verdurine, sono buonissimi, provateli. Poi il muesli che piace un po' a tutti, specie a Fede, per la colazione. Uno stracchino. Due confezioni di questo spray, si è sporcato, non so di cosa, ho paura. Pizza. Vabbè, dopo controllo. Due spray, questi qua, al muschio verde, ve li straconsiglio, sono per ambienti e tessuti. Io li uso tantissimo quando viene qualcuno, quando ho pulito tutto e voglio improfumare un po' il divano, i letti. È buonissimo, dovete assolutamente provarlo. Ci sono anche altre profumazioni se avete gusti diversi, però è veramente buono. E poi ho preso questo qua, specifico piastre Dual Power, che mi aiuta, devo dirvi, anche tanto per pulire i vetri del camino e della stufa. Non pensavo, sarà che sgrassa senza fatica, un po' come quelli per camini, e costa un quarto rispetto ai prodotti per camini, perché con 1,70 € ho risolto, quindi faccio piano induzione e i due vetri del camino e della stufa, quindi perfetto. E basta. Ah, e basta niente, vi devo far vedere le tre cosine natalizie che Ale mi ha tipo supplicato di prendere, non sono riuscita a dirle di no. Allora, il mattarello per fare i biscotti con le renne, alberelli di Natale e varie cornicette per fare biscotti, per fare qualcosa di natalizio. Poi le formine, appunto, per fare sempre i biscotti, ma più natalizie, io non le avevo, avevo solo l'alberello, e infatti qui non c'è, ci sono due o tre set all'Eurospin, uno con l'albero di Natale, con la gel, come si chiama, il bastoncino di zucchero, avete capito, e qualcos'altro, però tutte cose, cioè a parte il bastoncino di zucchero, l'alberello ce l'avevo già, quindi ho preso questo qua che ha la casetta, i due mini di pan di zenzero e il fiocco di neve, che è bellissimo questo veramente, e così rifaccio i biscotti poi nei giorni dei vlogmas, in questi giorni per voi, nei prossimi giorni. E poi tazza troppo dolcina, sono tre tazze in uno, quando questo lo vedere Riccardo mi ammazza perché siamo pieni di tazze, ma adesso ne faccio sparire già alcune e metto queste perché se no mi uccide, perché siamo pieni di tazze, alcune sono sbeccate, rotte, quindi le faccio sparire e ci metto questa qua, tanto sono per il periodo natalizio, poi ovviamente ripristinerò quelle non rovinate che metterò da parte, perché sennò anche nello scolapiatti non mi ci sta più nulla.
E quindi questo, così, testolina di Babbo Natale, corpicino e piedini. Ecco qua. Così appunto, così. Erano carine, mi ha chiesto, mamma, le prendiamo? Come facevo a dirle di no? E gliele ho prese. I prezzi, non me li ricordo, mi pare 9,99 le tre tazze. Questo mi pare 6,90 euro, una cosa simile. E questo qua poco, 3,90 euro, una cosa del genere. Quindi insomma una ventina di euro queste tre cosine. Totale 108, quindi è come se avessi speso circa 80 euro o qualcosa. Basta. Mi stavo dimenticando, cassa d'acqua ragazze e 6 litri di latte, era una promozione a 99 euro, sì, 99 euro, anche se di sto passo ci arriveremo, 99 centesimi al litro, e quindi ho preso anche 6 litri di latte perché ne avevo solo più uno. Bando alle ciance, adesso chiudo, svuoto, sistemo la spesa e facciamo una colazione tête à tête io e Ale per questo primo vlogmas. Tirale su, fa vedere. Ragazzi, è una pazza, scusatemi, ma sono sotto con la copertina, cioè ho il pigiama così bello caldo, questo qua che avevo preso con il panda da Eurospin, è super comodo e sta durando tanto, ce l'ho già da un anno e quindi niente, sono qua che stavo appunto iniziando a montare questo vlogmas, ho creato la sigla nuova, quindi voi a questo punto l'avrete già vista, quindi fatemi sapere se vi piace. Ho fatto il pezzettino del salto temporale natalizio invernale e poi appunto adesso voglio fare anche poi il banner, lo cambio per Natale, però quello lo faccio domani perché sono un po' stanca. Tra l'altro notiziona detta a bassa voce perché stanno dormendo tutti i ragazzi, infatti ero qua che non riuscivo a dormire, sono scesa a montarmi questo primo vlogmas e a fare l'anteprima di quello precedente che voi avrete sicuramente già visto, che è uscito a fine novembre. Praticamente hanno chiamato Riccardo, i tecnici e insomma i ragazzi delle consegne, e sapete che abbiamo appunto fatto il mega acquisto da 1 euro con il Black Friday di lavatrice e asciugatrice, per chi si fosse perso il vlog precedente. E l'hanno chiamato per anticipare a domani. La consegna doveva essere il 3 di dicembre e invece arriverà domani. Quindi siamo molto contenti perché non vi nego che prima arriva meglio, anche perché ho un sacco di arretrati. Adesso stasera ho fatto un'altra lavatrice, ho steso, ma so già che ci fanno 2 giorni prima che asciuga. E quindi sono felicissima. Si accettano consigli, ragazze, perché io non ho mai avuto l'asciugatrice, quindi accetto tutti i consigli che avete da darmi, anche se non sapete il modello, non sapete niente, però ve la farò vedere domani. Domani nuovo vlogmas con l'arrivo dell'asciugatrice, della nuova lavatrice, quindi dovrò un attimino prenderci la mano. Voglio stare attentissima da subito, tra l'altro qua c'è la scarpiera, guardate. Praticamente questa era perché nel sottoscala ora noi abbiamo la lavatrice di qua, appena entri nell'antibagno, lavatrice di qua, poi di qua c'è il sottoscala e c'era la scarpiera e una grossa scatolona dove mettiamo tutti i legnetti per gli starter per il camino. Ed essendo che per ora, perché anche qua seguiranno grandi aggiornamenti, quindi aspettatevi dei vlogmas bomba. Per ora metteremo la lavatrice appunto qua, dove già c'è questa, che portano via, proprio fa la disinstallazione e l'installazione della nuova, anche la prova e tutto quanto.
e di fronte, dove c'era la scarpiera, nella parte più alta del sottoscala, ci sarà l'asciugatrice. E quindi dobbiamo anche capire dove mettere sta scarpiera. Dove la metto? Non ho idee, cioè, qui ci starebbe anche, ma fa proprio cacare. Cioè, non mi piace proprio. Cioè, sarebbe anche comoda, uno appena entra in casa così non ci sarebbero le scarpe là che me le mollano i bambini sempre là. Però non mi piace. Cioè, è proprio brutta qua, fa proprio disordinato. E quindi un bel casotto. Ho l'impressione che sparirà questa scarpiera e ne prenderemo una più stretta e più alta. Non lo so, vabbè. Comunque, poi se vi viene in mente qualche posto pratico e comodo, ma credetemi, sotto non ci sono posti. Non ce n'è? Vabbè. Comunque, quindi ho tirato fuori anche la... Qui di fronte ho l'altra Tineco, la lava pavimenti... La lava tappeti, scusate. Accanto alla lava pavimenti, insomma... Un delirio, tutto ciò che avevo sulla lavatrice, la scatola in legno con tutti i prodotti per lavare, è tutta là nella parete soggiorno. Un macello, l'asse da stiro è là, c'ho tutto in soggiorno, c'è tutto accanto alla cucina praticamente. Però dovrebbero arrivare in mattinata presto, tipo alle 8, 8 e mezza. Quindi speriamo, ci aggiorniamo domani. A questo punto tanto vi farò vedere tutto quanto, facciamo tutto insieme, così mi tenete compagnia perché ovviamente la consegna la fanno che Riccardo non c'è. Perfetto. Quindi gestire i cani, adesso vedrò, li metterò a fare nanna. Non dormiranno, figuriamoci. Saranno agitatissimi, però, specie Aaron, che è comunque un cane molto territoriale, lo metterò in camera mia e speriamo non faccia danni. E ovviamente ho anche Alessandra a casa da scuola ancora per il momento, quindi perfetto. Però vabbè, Ale mi aiuta in caso ed è ormai è brava. Insomma, faremo tutto quanto insieme. Io ora vi lascio, ragazze, perché mi sta cadendo una piomba, mi sto veramente addormentando. Finisco questo video e vado a nanna perché domani la sveglia alle 6, dormirò. Niente, perché poi sono agitata per domattina, questo cambio programma mi ha un po' agitata. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo domani con l'arrivo dell'asciugatrice. Hai avuto un'asciugatrice vita mia? Wow! Vi voglio bene. A domani. Ciao!